Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, vanillina, lievito per torte, scorza di limone, per la crema, latte, uova, zucchero, farina e vanillina, fragole e tortagelle per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, la farina, le uova e il tuorlo. La vanillina. E il lievito e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepareremo la crema. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la vanillina e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il latte. Le uova. E la farina. Ed azioniamo il bimby per 7 minuti. 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola, copriamola con pellicola trasparente a contatto e lasciamola raffreddare. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra 2 fogli di carta da forno. Una volta stesa la frolla, riponiamola in uno stampo per crostate del diametro di 28-30 cm, ben imburrato e infarinato. Ritagliamo i bordi con un coltello. Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta, copriamo con un foglio di carta da forno, schiacciando bene, mettiamo sul fondo dei legumi secchi oppure delle sfere per crostate e andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 15 minuti, dopodiché toglieremo i legumi con la carta da forno e proseguiremo la cottura per altri 15 minuti. La frolla è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Abbiamo rimosso la frolla dallo stampo, adesso versiamo la crema
Livelliamo bene. Adesso posizioneremo le fragole, inizieremo dall'esterno, come vedete le abbiamo tagliate, questo è più o meno lo spessore della fragola. A questo punto sciogliamo il tortagel nell'acqua e versiamolo velocemente sulla crostata. Lasciamo solidificare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di servire. Crostata alle fragole! Grazie e alla prossima ricetta!